Con Praticus 3708 è possibile ottemperare alle disposizioni del Decreto Ministeriale 37/2008 in maniera semplice, veloce e professionale, producendo nel rispetto della norma tutti gli elaborati richiesti, la dichiarazione di conformità, dichiarazione di rispondenza e rispettivi allegati, tenendo conto anche delle disposizioni ed indicazioni del Decreto Ministeriale 19 maggio 2010. L'organizzazione del documento, così come di consueto nei software H, consente di seguire un percorso logico per la compilazione della pratica. È sufficiente selezionare un nodo del navigatore a sinistra per attivare la finestra contestuale a destra ed in essa inserire i dati richiesti, quindi i dati generali, quelli del committente, del professionista, dell'impresa e dell'edificio. Oltre che manualmente, i dati possono essere acquisiti anche da altri documenti, altre pratiche, con semplici operazioni di drag and drop. Il cuore della pratica è rappresentato dal nodo impianti, dove definiamo gli impianti oggetto della dichiarazione. Aprendo l'archivio fornito a corredo del programma, rileviamo subito le quattro categorie di impianti in cui risulta suddiviso: impianti elettrici ed elettronici di uso civile, industriale, impianti gas e impianti antincendio. È sempre attraverso il drag and drop che è possibile prelevare la tipologia di impianto di interesse e acquisirla nel documento. Ora, per completare la pratica, non resta che riportare i dati richiesti nelle finestre corrispondenti ai nodi che caratterizzano l'impianto. L'inserimento dei dati è davvero semplice ed intuitivo. Spesso si tratta di scegliere tra opzioni già presenti in menu a tendina. In altri casi si tratta di inserire descrizioni o grandezze fisiche. Questa fase di inserimento dei dati è accompagnata da help normativi e da note esplicative che chiariscono i vari aspetti del regolamento o danno indicazioni su come procedere nella pratica. L'input dei dati, oltre che guidato, è anche costantemente controllato. È sufficiente scegliere valori non congruenti o che violano prescrizioni normative ed il programma ci avvisa con messaggi di input non valido, riportando il valore esatto nel campo. Un controllo dinamico è attivo anche sull'obbligo di progettazione dell'impianto da parte del progettista. Attraverso editor dedicati è possibile indicare le norme tecniche di riferimento rispettate e indicare quali siano gli allegati obbligatori e quali quelli facoltativi. Continuando con il percorso proposto dal programma, compiliamo l'elenco dei componenti e materiali utilizzati, punto questo che consente anche un dialogo diretto con Primus DCF. Il software gratuito per la compilazione e gestione di listini, elenchi prezzi e computi metrici. Aperto il programma, è sufficiente scegliere le voci di un listino in nostro possesso e trascinarli in Praticus. Naturalmente è sempre possibile integrare nuovi materiali anche direttamente in Praticus con specifiche opzioni. Praticus 3708 permette inoltre di caratterizzare materiali ed apparecchi con eventuali certificazioni, marchiature e quantità. È possibile gestire tutti gli allegati obbligatori CIG e AEG. Inoltre, inserire lo schema dell'impianto, importandolo da un file sia in formato immagine che in formato di XF o DVG, oppure rilevarlo direttamente da una tavola disegnata con il CAD completamente integrato nel programma. Le caratteristiche tecniche, invece, saranno automaticamente richieste in funzione delle scelte sinora effettuate, definendo l'elenco delle verifiche e prove che saranno attuate sull'impianto, indicando le prove di sicurezza, funzionalità ed eventuali controlli aggiuntivi.
Il programma consente di creare gli schemi degli impianti, importando anche disegni di XF e DVG, e sfruttare le librerie di simboli fornite a corredo. Nonché le funzionalità di CAD dell'ambiente di disegno. Ogni pratica potrà essere completata con tutti gli allegati necessari. Sarà quindi possibile importarli nei vari formati, file immagine, PDF o RTF, e visualizzarne anche la relativa anteprima. Per tutti gli impianti elettrici, il programma permette di ottenere velocemente gli schemi unifilari dei quadri. Per gli impianti elettrici in edifici residenziali è inoltre possibile effettuare la valutazione assistita del livello prestazionale e compilare il relativo allegato alla dichiarazione di conformità. Tavole, allegati, elaborati di stampa sono tutti salvati nell'unico file di Praticus 3708, un vero e proprio faldone elettronico per una gestione integrata di tutti i dati. In sezione specifica si ottengono automaticamente tutti gli elaborati, restituiti nell'editor di testo integrato nel programma e attraverso il quale è ancora possibile effettuare modifiche, integrazioni e personalizzazioni, oltre all'esportazione in formato PDF o RTF, quindi la dichiarazione di conformità, la relazione tipologica, gli allegati CIG e AEG, la relazione tecnico-descrittiva, il libretto d'uso e manutenzione, l'elenco delle verifiche e prove ed il libretto di impianto. Tutta la procedura per l'input guidato dei dati può essere ulteriormente snellita grazie alla possibilità di importare i dati degli impianti progettati con altri software H attraverso una specifica funzione. Da Solarius PV, il programma per la progettazione degli impianti solari fotovoltaici. Da Solarius T-Pro, il programma per la progettazione di impianti solari termici con calcolo dinamico. Da Impiantus Gas, il programma per la progettazione degli impianti rete gas. Da Impiantus Elettrico, il programma per la progettazione di impianti elettrici civili e industriali in bassa tensione. Praticus 37 2008, uno strumento semplice, intuitivo e professionale.